in collaborazione con Tallone. Vi aspetta nel suo stand durante i festeggiamenti di San Giovanni. Dalle 18 alle 22 fritto da passeggio, dalle 22 in poi hamburger, salsiccia e arrosticini. Tallone, la garanzia è nel nome. Eh beh, certo, il caffè va incluso. E i biscotti, anche. E il latte, ci mancherebbe. E la farina, le uova. Ma non ce li vogliamo mettere? Per me, o meglio per noi di Conad, prodotti così indispensabili devono avere prezzi bassi e fissi. Lo sconto di qualche giorno diventa convenienza permanente. Belli i miei bassi e fissi. Conad, persone oltre le cose. Azienda agricola Il Cascin. Promozione e valorizzazione prodotti tipici. Vini bianchi DOP, Vermentino, Pigato, Vino Rossese DOP, Vini bianchi e rossi da tavola. Olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda agricola Il Cascin. Telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Marzo Autotrasporti a Milano in via Bartolomeo d'Alviana, ad Imperia in via Caprile. Marzo Autotrasporti, la tua merce in mani sicure. I festeggiamenti di San Giovanni proseguono fino al 26 giugno e ogni sera è un viaggio alla scoperta di prodotti tipici del territorio e dell'Italia intera attraverso gli stand di Mercanti Neia, che sta riscuotendo notevole successo, complice anche il fatto che gli stand commerciali sono praticamente raddoppiati rispetto al passato. Ma i festeggiamenti di San Giovanni non vengono meno anche alla loro vocazione culturale e quest'anno in modo particolare l'attenzione è stata puntata sulla storia industriale e economica del territorio imperiese attraverso una mostra di manifesti e oggetti d'epoca realizzata nella zona centrale dei festeggiamenti. I festeggiamenti di San Giovanni ad Oneglia si confermano ancora una volta come un punto di riferimento anche per la storia, la cultura del territorio e qui ce n'è tanta di storia e di cultura, una storia e una cultura incentrata sulle aziende che hanno segnato l'economia di questo territorio, aziende legate all'olio, alla produzione della pasta, alla produzione di essenze profumate, tante cose che purtroppo si sono perse, non ci sono più in molti casi, qualcuna per fortuna è rimasta, ma questa collezione, Sergio Cecchini, qui è proprio, come possiamo dire, un decimo o un centesimo di quello che, di quello che c'è. Per quel poco di spazio che c'era. Però questa collezione ci riporta indietro negli anni, ci riporta a un'imperia che era capitale della dieta mediterranea, dell'olio extravergine, delle produzioni. Dei porti, il lavoro dei porti, cosa arrivava infatti da qualche pannello, io ne ho molti, pannello di vedere tutto quel traffico, perché noi eravamo importatori ed esportatori dell'olio, così è del grano, qui non, compravano grano, lo lavoravano, facevano i prodotti e così. E ci rimangono questi quadri, questi ricordi, tra l'altro fatti con uno stile decisamente affascinante. Le ditte erano importanti anche a livello economico. Ma cercavano degli artisti per disegnare queste cose. Tutti, ma questo della ditta profumiera, un grandissimo, grandissimo pittore francese, l'ultima pubblicità della Nici. Insomma, la storia economica insieme all'arte, possiamo dire. Mi sono tenuto dentro allo spazio dei un pochettino dei profumi e dalla parte alimentare. Manca molta roba. Avevamo una grande, ma moltissime industrie dei saponi. Fin quando non sono venuti fuori i detersivi, noi avevamo tante, avevamo ditte che facevano il sapone, che io non l'ho potuto mettere qua perché è fuori tempo. Qui è semplicemente, diciamo, un piccolo cameo di quello che è la collezione, ma soprattutto di quello che è stata la storia industriale di questo territorio, un angolo quindi di storia e di cultura.
Un'altra presenza ormai immancabile in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni è quella dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Il loro stand è uno dei punti di riferimento, soprattutto per i bambini che per qualche ora possono trasformarsi in piccoli pompieri e unire il divertimento all'educazione civica e di protezione civile. In Enzaghi, la presenza dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco a San Giovanni è ormai un punto fisso soprattutto per i bambini, perché c'è questa attività stile pompieropoli rivolta a loro che cattura veramente sempre l'attenzione e il divertimento di tanti piccoli. Sì, noi ci dedichiamo ai piccoli e pensiamo che questo percorso, che è un gioco, ma diciamo che richiama alcuni percorsi che fanno i Vigili del Fuoco nel loro addestramento, lascia un segno ai bambini. Infatti io trovo già ragazze di 18-19 anni che ricordano ancora con piacere e con interesse mantenuto quello che hanno fatto a 6-7-8 anni a scuola, quando andiamo a fare quelle sedute all'interno dei plessi, sia in queste occasioni. San Giovanni, come sai, richiama tanta gente di Imperia, di fuori Imperia, tanti stranieri, e i quali vedono con piacere, come vedono un riferimento Vigili del Fuoco, si avvicinano, chiedono e vogliono partecipare. Quindi noi lo facciamo volentieri con un intento formativo oltre che di divertimento. Beh, diciamo che un po' in tutto il mondo i Vigili del Fuoco sono il simbolo dell'altruismo, del soccorso, del mettersi a disposizione degli altri. Ma sì, questo è il compito, la missione. Ma in quanto associazione nazionale noi vogliamo lasciare un segno nei bambini. Si può giocare in molti modi, si può giocare facendo cose interessanti che formano il cittadino, formano l'individuo e speriamo un futuro pompiere. La vetrina di San Giovanni è dedicata non soltanto ai prodotti tipici, quest'anno in particolare a quelli della Valle Arroscia, ma è una vetrina anche a disposizione delle tante associazioni presenti nel capoluogo. Proprio grazie al Comitato San Giovanni, infatti, il Basket Club Imperia ha potuto festeggiare pubblicamente i suoi recenti successi sportivi. Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, a San Giovanni trova spazio anche lo sport e i giovani in modo particolare, l'Imperia Basket Club, qui c'è il presidente Diego Parodi, perché grazie alla promozione arrivate a San Giovanni per festeggiare anche voi, è così presidente? Sì, intanto ringrazio il comitato e il presidente Podestà per questo invito. Questa sera abbiamo appunto festeggiato insieme alla cittadinanza la promozione in Serie C Silvia della prima squadra, ma non solo, anche il titolo di campione regionale Under 16 e anche il titolo provinciale esordienti. Ci saranno però dei rappresentanti della prima squadra e anche dei rappresentanti dell'Under 16. Ringrazio anche il Comune di Imperia, qua presente Assessore Simone Vassallo, per la pergamena che ci ha dato, per questa importante promozione, per questa importantissima stagione che ci ha visto veramente protagonisti in Liguria, che per la provincia di Imperia non è mai stato facile, perché confrontarsi con realtà come Genova e La Spezia è veramente difficile. Abbiamo fatto un grande lavoro, quindi ringrazio tutti gli allenatori e tutti gli atleti che hanno dato il 100% e anche di più in questa grandissima stagione 2016-2017. Ecco, Assessore Vassallo, lei praticamente ha girato e incontrato un po' tutti i sodalizi sportivi di questa città, che è una città che dal punto di vista sportivo sa veramente dire la sua. Assolutamente, è una grande soddisfazione. Devo dire che io nel mio percorso politico che sto facendo, politico-amministrativo, è anche una grande soddisfazione, un motivo di soddisfazione per tante associazioni sportive. Questa sera abbiamo effettuato la premiazione per Imperia Basket, chiaramente ringrazio il presidente Diego Parodi in qualità veramente di trascinatore della squadra, trascinatore di un'associazione sportiva che ha portato tante soddisfazioni. Anche per i ragazzi giovani, gli Under 16 sono diventati campioni regionali, la squadra dei più grandi è andata in Serie C, pertanto due grandi soddisfazioni. Era un minimo che si potesse fare, era consegnare un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale a questi giovani atleti e comunque a tutte le persone che fanno sport, poiché è un mondo ormai dove lo sport è ancora rimasta una cosa sana e dove dobbiamo cercare di indirizzare più giovani possibili.
A San Giovanni ci sono tantissime occasioni di divertimento per grandi e piccoli, anche lo sport rappresenta un binomio inscindibile con il comitato. Qui c'è una porta, ma attenzione a non sbagliarsi, non è una porta di calcio, è vero? Esattamente, parliamo di pallamano, siamo contenti che il comitato San Giovanni ci abbia permesso di essere qua presenti e far vedere, diciamo, un po' di questo sport che purtroppo non è conosciutissimo, diciamo, in Italia. In realtà è uno sport molto diffuso in tutto il mondo e qui in Peria, insomma, la San Camillo sta da 50 anni ormai, perché quest'anno siamo qui proprio per il 50esimo. È un bel compleanno, direi. Assolutamente, assolutamente. 50 anni. Siete quasi inossidabili ormai. Assolutamente sì. Padre Pierona ha avuto questa capacità di riuscire a portare questo sport qui ad Imperia, riuscendo a coinvolgere tendenzialmente ragazzi. Perché poi la cosa bella è vedere tutti questi giovanissimi con le magliette in campo. Esattamente, vedere proprio loro è la cosa che dà maggiore soddisfazione, perché insomma lì si impegna in qualcosa che sicuramente fa bene a loro a livello psichico e a livello fisico e li fa crescere, diciamo, con sintonia e sinergia, e quindi questo ci fa molto piacere. Speriamo, insomma, che siano sempre più ragazzi che fanno sport in generale, e poi ovviamente speriamo la pallamano, ecco. Complimenti, buon lavoro, ma posso dire anche buon divertimento. Grazie, sicuramente questa è la fonte di tutto quanto. Ineia 2017 prosegue all'insegna del buon cibo, delle occasioni commerciali, del divertimento, della musica, della cultura e dello sport. Insomma, non manca nulla per tante serate dedicate alle famiglie. In collaborazione con Tallone vi aspetta nel suo stand durante i festeggiamenti di San Giovanni. Dalle 18 alle 22 fritto da passeggio, dalle 22 in poi hamburger, salsiccia e arrosticini. Tallone, la garanzia è nel nome. Certo, il caffè va incluso. E i biscotti, anche. E il latte, ci mancherebbe. E la farina, le uova. Ma non ce li vogliamo mettere? Per me, o meglio per noi di Conad. Prodotti così indispensabili devono avere prezzi bassi e fissi. Lo sconto di qualche giorno diventa convenienza permanente. Belli i miei bassi e fissi. Conad, persone oltre le cose. Azienda agricola Il Cascin. Promozione e valorizzazione prodotti tipici. Vini bianchi DOP, Vermentino, Pigato, Vino Rossese DOP, Vini bianchi e rossi da tavola. Olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda agricola Il Cascin. Telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Marzo Autotrasporti a Milano in via Bartolomeo d'Alviana, ad Imperia in via Caprile. Marzo Autotrasporti, la tua merce in mani sicure.